con un nuovo video e oggi ho deciso di fare un video tag che tra l'altro era un bel po' che non lo facevo in collaborazione con due ragazze carinissime. Si tratta di, ho scritto tutto, Marianna del canale Marianna Makeup 89 e Valentina del canale Vale Jasmine. Ovviamente troverete i canali giù nell'info box con i loro link e vi invito insomma a farci un salto. Abbiamo deciso di fare il tag sui 7 peccati capitali e inizierei subito con le domande. La prima domanda è avarizia. Qual è il prodotto di bellezza più economico che possiedi? Allora, il più economico in assoluto è questo blush di Moi, ovvero della Makeup Academy, è lo shade 1, come vedete è anche bello che consumato ed è un color pesca. Ve lo faccio vedere, non è molto pigmentato, ma è proprio uno di quei blush perfetto per tutti quanti i giorni. Eccolo qui. È molto molto carino ed è più economico perché viene solamente una sterlina, quindi poco più di un euro, davvero pochissimo, soprattutto anche per la qualità del prodotto che non è affatto male. Seconda domanda, Ira. Con quale prodotto di bellezza hai un amore, un rapporto di amore e odio? Allora, in assoluto è questo fondotinta di Pupa, il Like a Doll. E ho fatto anche una shock review su questo fondotinta, non so se la vedrete prima o dopo di questo video, comunque vi linkerò il video giù nell'info box, perché appunto ne parlo bene, capirete perché lo amo ma allo stesso tempo lo odio. E poi un'altra cosa che non mi ricordo se l'ho detta nella shock review, che me lo fa un pochino odiare il packaging, che è molto carino ed elegante, molto professionale, ma questo packaging in vetro per me che sono sbadatissima è tremendo perché ho sempre paura che mi cada e mi si rompa. Gola, il prodotto più goloso. Allora, qui ne ho due da mostrarvene. Il primo è questa Terra di Essence della Sun Club, ve l'ho fatta vedere che l'ho comprata con i saldi Essence ed è questa terra qui che ha un profumo di cocco buonissimo. No ragazzi, è fantastico, secondo me questo è il più goloso in assoluto che ho. E poi questo è burro labbra di Organic, si chiama Lip Balm Cherry Candies, che è buonissimo, ed è questo burro labbra qui che vedete fucsia, ma in realtà rimane in colore poi sulle labbra e ha un profumo e un sapore buonissimo di ciliegia, quindi assolutamente anche questo è golosissimo. Acidia, quale prodotto di bellezza non bisogna mai trascurare per pigrizia? E secondo me, e poi è uno che io non trascuro mai, è il primer occhi. Io sapete che utilizzo la Love Stage di Essence ed è secondo me un prodotto che non bisogna tralasciare perché ci assicura una tenuta perfetta e del trucco occhi perlomeno a me per tutta quanta la giornata, anche perché non è carino che magari sia al lavoro, sia in giro e si vede l'ombretto che inizia a andare tutto nelle pieghette a sgretolarsi. Quindi secondo me è un prodotto assolutamente indispensabile da non saltare. Il prodotto ti fa sentire più a tuo agio e sicuramente il blush, quel tocco di colore che mi dà il blush mi fa sentire già meglio e mi vedo più carina, meno pallida, meno fantasma, quindi sì, blush. Lussuria, quale prodotto piace di più all'altro sesso? All'altro sesso, a mio ragazzo piace tantissimo questo rossetto di MAC. In realtà non ama i rossetti perché ovviamente gli lasciano segni a lui, ma questa una volta che si asciuga comunque, pur essendo un amplified, rimane abbastanza opaco e non va a lasciare chissà che tracce. E sto parlando di Fast Play. Me l'avete visto in un sacco di video, io lo adoro, ed è questo colore qui, è un nude rosato ed è anche un assoluto rossetto che utilizzo di più perché è praticamente quello che utilizzo quando non so che mettere e lui c'è sempre, ed è questo qui, io lo adoro e poi mi piace tantissimo come mi sta sulle labbra nonostante a me i nude non stiano benissimo. Insomma, ultima domanda, invidia. Quale prodotto che non hai vorresti ricevere in regalo? A me mi è rimasta
qui, vi giuro qui, la Everything Too Nice di Too Faced, ovvero quella bellissima palettona, magari vi lascio una foto qui accanto, che era in edizione limitata natalizia e mi è proprio dispiaciuto perché anche il mio ragazzo me la voleva regalare, ma in Italia non si trova più, si trova solamente su Amazon a dei prezzi pazzeschi. E quindi insomma alla fine ci ho rinunciato, ma mi dispiace tanto perché secondo me era davvero spettacolare, sia per gli ombretti, poi aveva la terra, aveva dei blush, aveva i pennelli, era bellissimo. E niente ragazze, questo era il tag, spero che vi sia piaciuto, vi abbia tenuto 5 minuti di compagnia, vi invito a fare un salto anche nel canale di Marianna e Valentina. Io vi mando un bacione, aspetto i vostri commenti, se vi va rispondete al tag anche magari nei commenti, che sono curiosa, o se l'avete fatto linkatemelo. E appunto vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!